Ok, ciao ragazzi, questa può essere una soluzione per chi è veramente disoccupato. Ci ho studiato molto a capire il perché si è disoccupati. Io sono già 7 mesi, spero che finalmente mi arrivino alcune risposte, ma come ti arrivano le risposte? Io vi chiedo, non mi interessa di avere scariche o visualizzazioni di questo video perché oggi ho capito che tutto si compra ormai, però ascoltate attentamente. Me lo sono scritto perché è una cosa che stanotte pensandoci mi ha dato questa ispirazione. Disoccupato, disoccupato. Ci sarebbe la parola occupato che ci renderebbe felici a noi italiani, ma c'è quel dis che dà fastidio. Quel dis è un acronimo, cioè dobbiamo un attimino dividere la D, la I e la S. Dis, devi iniziare a soffrire. E sì, bene, perché è una sofferenza, è veramente una sofferenza, non trovare lavoro, non poter stare sereni fa star male, fa star male. Per questo devi iniziare a sognare. Bisogna cominciare a sognare, a credere che si può trovare. Ma come questo? Devi iniziare a seminare. Semina, non darti per vinto. Credimi, amico mio, non darti per vinto. Puoi trovare la soluzione. Devi cominciare a sputare sangue. Questo disse fastidioso, devi cominciare a sputare sangue, darti da fare. Devi incominciare a scegliere cosa vuoi fare nella vita, un meccanico, un idraulico, pompiere, macellaio. Incomincia a scegliere, a scindere cosa vuoi realmente. Devi incominciare a scorgere il lavoro più adatto a te. Devi incominciare a sparare, perché c'è chi fa rapine, ruba. Purtroppo una soluzione che non fa per me, perché minacciare una persona con la pistola non è dignitoso, è uno squallore. Devi incominciare a e sapete cosa? Sì, un pornatore vive di questo, riesce a, scusatemi il termine, trovarti la ragazza giusta, piena di soldi, ti può mettere a posto. Anche questo non è dignitoso, per me non fa parte. Devi incominciare a spendere, sì, perché se tu sei un cantante e vuoi investire su un CD, spendendo, avendo tanti soldi, che ti aiuta qualcuno, parenti, amici, nonno, zio, chiunque sia, ti può aiutare realmente, spendendo inizialmente, investendo su te stesso. Devi cominciare soprattutto a salvarti, sì, perché oggi dobbiamo veramente salvarci da questa epidemia, di questa frase disoccupazione che è odiosa, non la posso più sentire. E per questo dobbiamo incominciare a sorridere. Sorridere, dobbiamo incominciare a sorridere. È importante non alzarsi col muso, ma quando affrontiamo un colloquio, col sorriso. Devi incominciare anche a, tra virgolette, a soffocare la rabbia. Quindi questo dis odioso, devi incominciare a soffocare la tua rabbia. Non pensare, ah, io non trovo perché sono stupido, perché sono brutto. No, soffoca la rabbia e quindi comincia a sorridere. Devi incominciare soprattutto a sperare, sperare che quando fai il colloquio ti dicono di sì, che tutto vada bene. Dobbiamo incominciare veramente a sperare. Per chi si sta laureando deve incominciare a studiare, anche chi non ha mai studiato, fare corsi serali, specializzarsi in qualcosa. Dobbiamo incominciare anche a studiare. Dobbiamo cominciare a scegliere, soprattutto a scegliere cosa vogliamo fare. Ma questo per non essere riduttivo, vi dico una frase che io amo. Devi incominciare a stupirti. Tu devi stupirti delle tue capacità, di quello che tu realmente sai fare. Devi incominciare a scalare, scalare una vetta, datti una meta, datti un apice e cerca di raggiungerlo se puoi. Provaci. Soprattutto devi incominciare in questo mondo che ormai si è un po' inventato tutto, devi incominciare a scoprire. Scoprire qualcosa di unico, scopri qualcosa che realmente ti piace, che ti dà un senso in questa vita. È importante, ragazzi. E concludo così. Dobbiamo incominciare, noi italiani, a stare bene. Questa è la vetta più difficile.